Non bastano l'audace Cerignola oltre 30 minuti in superiorità numerica per superare il muro eretto dalla casertana di Emanuele Iori. Al Monterisi, gialloblu collezionano il secondo 0-0 di fila dopo quello messo a referto nel turno infrasettimanale contro il Catania e la terza partita senza vittoria. Un'occasione importante non sfruttata dalla squadra di Raffaele che dal 62esimo ha potuto usufruire dell'espulsione di Ivan Kontek che fu decisivo con la maglia del Foggia nel clamoroso ribaltone nei playoff di 2 stagioni fa. La compagine ofantina, dopo l'infortunio corso a Cuppone, continua a mostrare difficoltà rilevanti nel trovare la via della rete. Oltre a non trovare il successo da 3 gare, l'Audace infatti non segna da 3 partite e dà la sensazione di fare fatica a livello offensivo. Gli ofantini, nonostante le difficoltà, restano comunque nelle zone altissime della classifica. In questo momento, in attesa delle sfide in programma questa sera, si trovano al secondo posto con 12 punti in classifica. Sicuramente una buona base su cui costruire un'immediata ripartenza, in cui spera ovviamente anche Giuseppe Raffaele, che ha parlato così nel post-gara. Sicuramente abbiamo sofferto il possesso palla della Casertana, ma ripeto, abbiamo sofferto anche, secondo me, una dinamicità diversa nelle individualità. E quindi questo, secondo me, essendo la terza partita, è figlio anche del fatto che noi abbiamo potuto fare ben poche rotazioni rispetto anche alla Casertana. E ribadisco, non vuole essere un alibi, ma anche un giorno in più di riposo in questo momento. Quando fai la terza partita può essere importante, quindi questa è una lettura mia personale, perché poi nel secondo tempo ho visto una Casertana a prescindere dall'espulsione, ho visto dall'inizio che noi avevamo la stessa gamba e abbiamo cominciato a giocare noi. Mi sembra che, per come ammetto, che per come è giusto dire che il primo tempo ha avuto più possesso la Casertana, ma se non ricordo male ha calciato 2 volte da fuori area nel primo tempo la Casertana. Quindi significa che c'è anche una grande organizzazione da parte nostra, quando siamo in difficoltà. Nel secondo tempo ho visto che ci sono state 5-6 situazioni dove veramente bastava spingere la palla in rete. Abbiamo tirato 2 o 3 volte da fuori area con tiri rimpallati, su cui forse uno c'è anche un calcio di rigore. Comunque abbiamo attaccato a sprombattuto, a un certo punto anche entusiasmando la gente. Quindi per me questa è una grande risposta della squadra, quindi non è un passo indietro.